il regista aspettava la star al ristorante. Sembrava un morto con in mano un bicchiere. Oh. Il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere. Dottorino. Il dentista aspettava il sabato con la moglie e tre figli, era già pronto per il mare. Il tassista al posteggio aspettava qualcuno da portare. E chi l'ha vista? La ragazza con le grandi tette che tutte le sere alle sette e un quarto aspettava l'autobus guardando in alto. E tutti quanti ad aspettare, a cercare di fermare questa vita che passa accanto e con le mani ti saluta e va bye bye. Questa vita un po' umida di pianto, con i giorni messi male, vista dall'alto sembra un treno che non finisce mai. Neppure se coperta dalla neve o se sparisce sottoterra e non si vede, si ferma un attimo. Al traffico. Ma, Dio mio, e se si provasse a trattenere il respiro? Se si cercasse, se si provasse di fermare il giro? E il regista stanco di aspettare, appena vista la star, l'ha mandata a cagare. Il ragazzo ha lasciato lì di lavorare, ha guantato un treno e corso fino al mare. Il dentista si è innamorato di un dente, lo accarezza, non vuol fargli del male. E il tassista nella macchina non ha il cliente, ma una canna per andare a pescare. Mary Louise finalmente ha deciso che l'amore è bello, ha abbassato gli occhi e si è lasciata andare. Ha benedetto il cielo come fosse un fratello, per le sue belle tette, per l'amico che le vuole toccare. Se devo